dietro lo scud. Si dice penombra. Scusate, ma la musica non la sentiva. Oh, e perciò come? Ma pensavo, no, che il professore era lasciato proprio la filodiffusione accesa, capito? E invece no, eravamo noi che stavamo creando un po' di atmosfera. Ah, perché voi come la fate? Ah, perché? Qui a così facì. Sì, musica romantica, luci soffuse. Dobbiamo, perché lei come la fa? Che faccio l'atmosfera? E noi la facciamo. Ah no, complimenti a voi, per carità, no, ma io dico così perché qua non è che si crea proprio così l'atmosfera, cioè no, qua funziona più con, noi devo dire, che riviste, filmine, giornalette, questa roba qua, diciamo. E invece a me e mia moglie non funziona così, dobbiamo raccontare a lei. Ma amore, Dio, ve l'ho detto col cuore, complimenti. No, no, se cose mi parlano un po' calanti che tu senti da resti uomo, ma no, sono bella, dice la verità, no, no, è bello. No, veramente, a me mi sembrano proprio tipo trapassate, però è bella, dice la verità, il poco della musica, le luci soffuse, un ballo ship to ship, capito? Un bacio innamorato. No, no, bella, mi è piaciuta, dice la verità, bravo. Abbiamo avuto l'approvazione dalla Santissima Sede, Anche se, con una moglie così. Con una moglie così che cosa? Fatemi capire. No, dico, con tutte queste necessità, pure a me mi sembra un po' uno spreco di tempo. Sarebbe un complimento? È certo che è un complimento, sì, non ci mancherebbe. Per me è un complimento, ma per me è un'offesa, scusate, per me. No, sentite, guardate, non è che ci facciate proprio una bella figura, no, dico con voi, perché se una femmina come vostra moglie, voi tenete bisogno di tutta questa agevolazione fiscale. Ah, senta, signora, per qualche no, no, chiamatemi Margherita, a me mi fa piacere. Allora, signora. Ma mi sto pregando, Margherita. Allora, signora Margherita, qua già la situazione è difficile e complicata, per cortesia. Oh, mamma mia, c'è una femmina come vostra moglie, la situazione è difficile e complicata. E si può sposare a me. Ma mi sposava a voi. E si può chi può essere sposato a voi. No, no, non ci capito perché ci stanno pigliando questa confidenza, ma non ho capito. Allora, quello che il cuore dice non lo vuole sentire. È chiaro, Senti, Tommaso, per piacere, chiama qualcuno, fa qualcosa. Eh no, perché mo giustamente voi mi volete pure così. Ma io quando sono meno sbattuta mi apparecchio. Figliolo. Signore, a mio marito per esempio, no, stasera, per esempio a mio marito ci piace assai quando mi faccio la cosa, la frangetta alla francese. Ma non hai detto? Ah, frangetta alla francese, scusa. La frangetta alla francese? Oh, mamma mia, come hai chiamato voi? Scusate, la frangetta all'inzù. Ah, un ciuffo. Non siete volgari, mamma mia. Oh, cocco. Vabbè, andiamo avanti. Tommaso. Non lo pensavo. Signora, mio marito dice sempre vicino a me, tu potevi fare il cinema. Muto. Però quello non conta, signora, mio marito non fa adesso perché quello è ancora innamorato di me, dopo tanti anni, c'è incredibile. Te ne proprio le fette di salame sopra gli occhi. Di prosciutto, non carrasse uno, signor, una. Allora, sentite, marito mio e gli occhi ci fottono con morire, è chiaro? Signora. Signora, mi scusi, ma mio marito prima non intendeva offenderla. Oh, vabbè, ma io mica mi offendo, signora, offendere io, no. Quello poi giustamente abituato a voi che, voglio dire, non è che si fanno fare paragone. Signore, io posso dire una cosa, signora Irena? Irena. Sì, io vi ho riconosciuta. Sì? Veramente, guardate, voi siete più bella da vicino, mi dovete credere che per sopra il giornale e dentro alla televisione, permettetela, ci devo guardare. Grazie, grazie. Oh, grazie a me, signore. No, no, me la ringrazio, mamma vostra, mannaggia miseria, aveva fatto bello con una statua proprio. Grazie, lei è davvero molto gentile. Capo? Ma pensateci buono, oh mamma mia, signor, mi siete tale quello vero una statua che sta andando a chiesa paese mio. Sì? Oh mamma mia, come si chiama? Ah! Nostra adorata trafitta delle sette sacre spade scintillanti. Ma che è una maronna, non sono voi. Ma che bestemmiata da fare? Oh, i bestemmi, se posso alla mente che c'è il miracolo, non succede. Ma che miracolo dovrebbe accadere? Ah, aspetta, ma che miracolo dovrebbe accadere? Fatemi capire. Sì. Non batterà, non è che ci vuole azienda quando vino. Allora, voi se state qua sopra qua, è perché i bambini non ne arrivano. Senti, Tommaso, o chiami il professore o ce ne andiamo? Allora, se il professore sta chiuso nello studio con dei casini, io non posso andare là e pagare disturbare, però. Ha ragione, signor, che posso fare, ha ragione, marito vostro.
Oltretutto là dentro là stanno due persone con le quali che è meglio che andare un po' manco fa. Sì. Vi tanti cose, puoi dire la raga, se noi posso vincere, va bene. Mi sa che sta un pacchetto. I signori scorza falla. Signor Sante casa villa sul ponte, ma chi ha mai tutto villa sul ponte? Capopane, usa vita a Don Sassiano Tornese. Pare che stanno in casa, in tutto stesso palazzo e sono pure parente con parte di madre, cugini secondo grado, una cosa che. Ma vedi che coincidenza. Ma mia moglie non poteva parlare, allora la prima. Allora perlomeno inizia a sbrigarti. Inizia a fare quello che devi fare. Quello mo mi ha interrotto, che devo iniziare tutto da capo. Ah. Ma ti arrangi da solo, eh? Fai come fanno tutti quanti gli altri. Ma non ci riesco, mi malinconisco, capisci? Proprio finché quelli ne risentono. Ma quelli chi? Spermatozoni. Chi? Spermatozoni. Non capisco. Gli spermatozoni. Ma parla chiaro. Quelli se capiscono che ci manca la spinta emotiva, ma finché però i risultati non rispecchiano i valori effettivi, capito? Ah. Ah, ora sì, hai ragione. Aspetta, aspetta. Mi è venuta l'idea. Fatti aiutare dalla signora. No, ma se si ne danno il numero, ma ti vado pigliata, va bene, eh? No. Fatti aiutare dalla signora. Io intendevo dire gli indichi dove sono gli aiutini, no? Quelli che usano normalmente tutti gli altri. Il giornale. Ecco, brava, quelli. Vabbè, ti vado a prendere. Signora. Prego. I filmini. Per caso c'erano 7 sposi per 7 fratelli, totale 49 amplessi. Tommaso? No, è un musical, me l'ha detto un mio amico. No, guarda, come musical mi pare che è rimasta, aggiungi un posto sotto al tavolo, ma non sono sicuro che ci stanno. Ma vado a piancata. No, no, guarda, no, no, vabbè. Com'è? No, vabbè. No, quel mio amico, vi dico che è una consigliera di musica, poi si portano, e che ne sappiamo, può essere che la musica stimola, capito? Come fa? Senti, Tommaso, chiariamoci, non continuiamo a complicare la situazione. A me già l'idea di avere un figlio, non è che mi faccia fare salti di gioia. Se poi ti ci metti pure tu con queste tue inibizioni. Vabbè, però un po' di imbarazzo concedimelo, dai. Sì, ho capito, ma io sto pensando, se dopo non torno più in forma, come ti diamo avanti io e te? Io non ho più 20 anni. Ed una gravidanza non è certo una passeggiata. Ma se poi penso a quello che è successo a Lawrence, mi vengono i brividi. Perché che è successo? Sono 3 anni che non firma più uno straccio di contratto, neanche più una pubblicità su una TV regionale. Ma tu lo sai adesso come la chiamano nell'ambiente? La presidentessa del CERC. CERC? E che è questo CERC? Il Centro Europeo per la Raccolta della Cellulite. Ecco cosa significa. Le sono rimaste delle smagliature sulla faccia che mi sembra una grattugia del formaggio. Senti, Rino, io l'ho incontrato l'altro giorno a sta tua amica. Lawrence. Ma non mi sembra tutto questo disastro della natura, è sempre una bellissima donna, eh. Vabbè, per andare a fare la spesa al mercato, accompagnare il bimbo alla scuola materna, forse sì. Ma non per competere con tutto questo esercito di ventenni che spuntano fuori ogni anno sempre più belle e sempre più agguerrite. Ah, senti, ma tu hai insistito a volere un figlio e tu hai insistito a venire qua a risolvere un problema, sempre ammesso un problema ci sia, eh? Tommaso, io non ce la faccio più a vederti così depresso. Acciondolare tutto il giorno per casa, sdraiato davanti alla TV a guardare partite dalla mattina alla sera. Vedi, io sono un allenatore disoccupato e non ho altre alternative e mi tengo aggiornato vedendo le partite, tutto qua. Ma guarda che io non ti sto accusando di niente, sto soltanto provando a salvare il nostro matrimonio. Come musical, diciamo così, ho trovato soltanto questo qua lì. Cats. Cats. Che cats, eh? Sentite, produzione barese, cinema indipendente, si potete arrangiare, se no ci spostiamo su altri generi, con Dick. No, va bene questo. Andate, vai, mi rilassate, ma state tranquilli, e non urliate, che lì mi sangue a destra, guarda, tranquilla, tu mi rilassate. Signor Curugui, calmate un po', chi ne va là, si rilassa e fa tutto quello che deve fare, eh? Speriamo, ma come speriamo? Ma signor, ma voi state la pasta tranquilla, voi state qua con che un professore là è un mago proprio. Che ha già visto più casi risolvere con un professore che...
E poi pure io sto dicendo, non può avere esperienza, la tengo pure io. E mi dovete credere, signor, pure forse un po' troppo agitate, ma quando si è così stressati i bambini non ne arrivano, avete capito? Ma lei è un assistente del professore? 2 euro alla porta. Piglio le prenotazioni e telefonate. Però non lo faccio per vantarmi, io raccolgo più testimonianze, proprio confidenze io da proprio professore, avete capito? Per questo mi ha permesso prima di parlare chi lo consiglia, avete capito? Non ha pigliato a mano. No, no, no. Anche se io capisco che la vita vostra è bella da essere, mamma mia, bisogno, io mamma mia, magari faccio questa vita. Però immagino lo stress, pure da essere stressante, voglio dire, no? Oh no, signor. Che cosa? No, stavo dicendo, la vita nostra è bella da essere, bella, però immagino pure un po' che è stressante, no? Voglio dire, signor, mica è facile stare sempre al centro dell'attenzione, a tenere i riflettori puntati sempre in cuore, a vedere la vostra immagine riflessa dappertutto, che è una pazziella, bella e bella, ma sapete che stress. Ma poi, signora, da stare sempre truccato, così, non gli ho fatto i capelli a parata, e mica la pazziella, è bella e bella, oh, a me non è, ma hai capito che stress? Ho capito. Certo, signore, è bello, pure che ho un da 5 minuti di schiocchi e far due poche matite sotto all'occhio, una bulletta andata e via, voglio dire. Però così è triste, eh? È un poco... signore, io lo so, io non lo so che cosa è meglio, la verità. Signore, la posso fare una domanda? Aspetta qua. Signore, ma è vero quello che scrivono di voi sopra ai giornali? Ma che cosa? Fatto che il vostro marito si è innamorato di voi perché vi dà un'immagine vostra su un cartellone pubblicitario in mezzo alla strada gigante? Più o meno. Guarda, bello. E dico, dopo che vi siete detti, signore? Ci siamo fatti altre foto. Ah, bello, guarda. E no, dico, proprio dopo, che è successo dopo? Per le foto per conoscervi meglio tutti e due? Sì, per conoscerci meglio. Ma comunque ci siamo detti molto poco, perché la mia foto in gigantita per strada raccontava già molto. Allora, bello. Sì, vi posso dire una cosa, una volta sono stato pure io dentro alla vetrina del fotografo a paese mio con l'immagine gigante. Quando si è sposata? No, quando ho fatto la madrina di comunione a mia nipote. Ma signor, sei troppo bella, certo fotografo l'ha già entrato una foto tanto, 3 settimane dalla prima. Oh, ho capito, quindi anche suo marito l'ha notata da una foto? Io ma... No! Ah no, signor, no! Mio marito se l'ha concesso anche se mi facesse la permanente con Gheddafi. No, quella... Vi ho detto prima che innamorato, ho fatto un po' per atteggiarmi, ma a me vuole bene, mi può bene. Solo che sta sempre troppo preoccupato, mio marito sempre distratto, sempre chi ne pensiero. A fatica che anzi trovo, io siamo a Monarto con quella mamma, signora mia. Non so fino mai, la mamma si mette paura e malattia, non so fino mai, una volta te ne che lei si è sempre più preoccupata. E dico io, una femmina pure volesse due attenzioni, un poco di carinerie, un poco di... Tipo parlo questo. No, dico, voi mi potreste dare lezioni. Vabbè, signore, vado di là, mi lascio, eh. Paga bene un po' per il tuo studio, produttore, che si dice, tanto... E il è sterile. All'inseminazione artificiale non la consentirà mai. La signora scorza la papà, voglio pagare per muro, signore, vuol dire che faccia bene. Buongiorno, professore. Guardo lei e vedo l'esplosione della primavera. Primavera d'intorno, brilla nell'aria per i campi esulta. Camminarla intenerisce il cuore. E suo marito non c'è? Professore, mio marito è andato un attimo nell'altra stanza, è di là. Ho capito. Anche lui le prese con il possero solitario. Una piccola buttata su via. Per stemperare quel leggero imbarazzo che mi è parso di intravedere nei suoi meravigliosi occhi.
allora che mi dice? Tutto a posto? Il professore in realtà me lo dovrebbe dire lei. Come l'avevo promesso, penso proprio di aver risolto il problema. Non è stato facile, mi credo. C'è tanta disinformazione, tanta ignoranza. Però c'è pure chi sa guardare avanti. Che come lei accorge che si gira dalla stanza e non mi risponde. No, non ho capito niente. Penso proprio di aver trovato la persona che cercavamo. Credo proprio di aver trovato. Lucano in affitto! Professore, ma non alzi la voce! Ma non si preoccupi, non c'è più nessuno! Ma come non c'è nessuno? Di là c'è mio marito! Ma perché ancora non gliel'ho detto? Sì, cioè, gli ho detto che volevo avere un figlio, ma non gli ho ancora spiegato il modo. Lui sa che siamo qui soltanto per un controllo. Era cara, ma suo marito deve essere informato! Lo so, professore, ma forse insieme a lei è più semplice spiegare come la situazione. Sì, io posso far capire a suo marito tecnicamente come avviene la fase, il processo, i dettagli, ma da un punto di vista sentimentale, se così vogliamo dire, io in questo c'entro ben poco. Ha ragione, professore. In questo c'entro io. Conosco io i motivi che mi spingono a questa scelta. E mio marito ha il dovere di capirmi. È sulla mia immagine che si regge tutto. La nostra vita, le nostre case, le nostre vacanze. Anche le nostre amicizie si reggono sulla mia immagine. E la mia immagine, professore, sta perdendo colpi. Ma lo sai da quanto tempo non ho più una copertina? 9 giorni. 9 mesi. Una gravidanza. Ah, scherza! E deformazione professionale. Eppure qua. Guardi qui. Ecco, vede professore? Questo significa come nella migliore delle tradizioni che in questa sala d'attesa le revisioni salgono almeno all'anno precedente. Devo dire a Margherita di provvedere. Il mio agente è stato molto chiaro. Solo un bel figlio ti riporta in prima pagina. Non c'è attrice, non c'è cantante, non c'è presentatrice che per risalire la china non abbia avuto l'idea di avere un figlio. È l'unica soluzione, professore. L'unica arma per riacciuffare. Popolarità e consenso. E noi, e mio marito lo sa molto bene, con la mia popolarità. Ci campiamo, professore! Ma non occorre che si giustifichi, su! È facile giudicare, ma perché la gente non si chiede come mai non c'è stata all'estero che non ricorra a questo metodo? Perché il pubblico ci vuole mamme, ma ci vuole anche in forma smaiante. Il pubblico ci vuole alle prese con i cannolini, ma guai a mostrare un'ombra al cellulite o qualche smaniatura. E la scienza è qui anche per questo. Solo che, come le ho spiegato, qui da noi in Italia non è consentito. Quindi, come siamo d'accordo, lei sparirà per un bel po' di tempo. Okay. Il suo agente provvederà a far arrivare qui in redazione qualche sua bella foto ritoccata con tanto di pancione da qualche misterioso luogo di vacanza. Intanto la signora che si è prestata per la situazione se ne sarà più buona buona. E voilà! Fra 9 mesi lei avrà il suo bel bimbo senza aver intaccato minimamente la sua forma fisica. Vedrà che anche suo marito sarà contento della soluzione. Dovrà esserlo, professore. E voglio pure pregare con vendoli. Andiamo, andiamo. Sì, mamma, non ti preoccupare, non ti preoccupare, stai tranquilla, appena finisce di chiamare, sì. Tranquilla, tranquilla. No, mamma, ma quando mai, quella è stata lei, mi ha visto un poco stanco in questo periodo e ha insistito per farmi parlare con il professore, capito? No, 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 chi è stato il professore stesso? L'ha vista preoccupata, ha detto, vabbè, fallo venire qua che ci facciamo l'analisi del sangue. Come? No, no, qua ci stanno un bello laboratorio, all'avanguardia, sì, che la Margherita si fa l'analisi ogni 2 mesi, sì. Secondo te, se io mi tenevo qualcosa, non me ne accorgevo, scusa. Ho detto stanco, mamma, stanco, non sciupato, stanco, ma quando mi sciupi? Non lo so, mamma, non lo so. È la prima volta in vita mia che mi tiri il sangue. Va bene? Non lo so quanto sangue mi tirano. Mezzo litro. E come una fa una trasfusione, mamma, ma che stai dicendo? No, a donazione. Mamma, fammi capire, mo mi fa capire una cosa, che se ne fa? Come? L'8 per 1000 rosante via a chiesa cattolica. Scusa, fammi capire, che se ne fa? Oh, la parrocchia di San Gaetano è l'8 per 1000 rosante via. Ah, ci capisci, sono sì primo miracolo. Mamma, per piacere, non m'agitare, già Dio sa, per parola è vero che sto portando coppa, che sto chi ne fa uno che è la prima volta. Tu pure mi fai agitare questi ipotrocondriti e mi fai andare così più assai. Tu hai sì paura di malattie che ti è. Perché, scusi, non ci vedo. Perché? Quando è stata l'ultima volta che ti hai tirato sangue, tu? Quando hai fatto la crisi, qua. Come per forza? Perché per forza, scusi, mamma? Mamma, ma quando ti dissero che in quell'occasione che tu saresti diventato il soldato di Cristo, non volevi ricevere più partire una guerra?
E da, mamma, però mamma, mo pensi che sta venendo turno mio, tu mi ricevete da già salutare. Sta zitto di piano, stai tranquillo, dove mettere paura, stai tranquillo, non ti fa. Ciao mamma, ciao, ciao, ciao. Come muore questo tranquillo? Come? No, sono troppo tempo. E sta avendo le allucinazioni qua. Ma che c'è? No, niente, niente. Anzi, lei guarda, cosa da guardare? No, scusate. No, scusate, una curiosità me la dovete togliere. Ma voi siete... Sì, sì, sono io. Tommaso Sogliano! Sì. Mamma mia, Tommaso Sogliano! Io vi ho riconosciuto subito. Allora pure quella signora che si è materializzata prima, poco fa qua, era vostra moglie. Ma io pensavo di aver avuto una visione. Ci vuole aver visione. Mamma mia... Comunque, complimenti, eh? E uno quando si materializza di nuovo i complimenti glieli fate direttamente a lei, avete capito? Sì, no, ho capito, voi dite complimenti a vostra moglie, per carità, complimenti pure a lei, ci mancherebbe altro. Ma io dicevo complimenti proprio a voi proprio, perché io sono sempre stato un vostro ammiratore, un vostro tifoso. Grazie. Sì, mamma mia, Tommaso Sogliano. Ma è più alla destra che alla base. Esterno alto. Ma poi è la stessa cosa. No, sono due cose diverse. Mamma mia, io tenevo l'abbonamento dei distinti, mi dovete credere. Io venivo a vedere tutte le partite che giocavate in casa, tutto quanto, mi tenevo l'abbonamento e io vedevo coppa che la fascia, l'hanno consumata che la fascia. E che corse per te, che dribbling! E che lo prossa a rientrare. Mamma mia, bello. Guardate qua, vedo, tutto il va bene. Oh, Tommy Sogliano, c'è solo Tommy Sogliano, Tommy Sogliano, c'è solo Tommy Sogliano. Grazie. Mamma mia, io pure in trasferta, devo dire la verità, ma mi sono venuto a vedere anche in trasferta. Non sempre, perché purtroppo non danno le cose delle possibilità economiche, però parecchie volte sono venuto a vedervi pure in trasferta. Bello, è bellissimo, che emozione. Ma pure tutto il pubblico, quello là, avversario, tutto lo stadio che cantava. Oh, Sogliano, figlio! E va bene, mamma mia, come era bello, che emozionante, proprio bello. Ma ti contato, no? Quello lo facevano, sapete perché? Perché avevano timore di voi, avevano paura. Oh, Sogliano, figlio di puttana! E basta. Mamma che bello, ma non mi emozionavate quando facevate queste cose, bello, mi ricordate. Sogliano, la senti questa voce? Bamba! E basta, che mi fa? Doveva essere proprio galvanizzante. Ma se non la ci mettete per galvanizzare voi, ecco qua. Che carriera che avete fatto da calciatore, bella proprio. Oh, mamma mia, come Sogliano, diciamo. Come allenatore invece. Come allenatore che cosa? No, niente, dicevo come allenatore, siete stati un poco più sfortunati. A te basta, sei capitato tu. A te basta, ma che basta. Ma posso dire perché si è diventato compagno. Ma già dice la verità, ma voi vi fissaste voi a chi lo schema a Dore di Natale. Voi tenete che la squadra che era il presente. Siamo venuti che feste Natale, voglio parlare pure le struffe della vigilia. Vabbè, scusate, che è nervoso, se siete nervoso non ne parliamo. No, non sono nervoso, però certo non si viene uno studio medico per fare conversazione, tutto qui. Avete ragione, io pure sono agitato, però voi dovete pensare, voi dovete capire pure a me. Sono agitato perché quella è stata mia moglie che ha insistito per farmi venire qua su. No, a me mia moglie ha insistito per venire qua. Pure voi state qui per la visita allora? Sì, però io già ho fatto tutto. Ah, sì? E anche il prelievo, via, chiamiamolo così. Allora, tu il prelievo... E com'è stato? Che cosa?
Il prelievo, chiamiamolo così. È normale, scusate, ma che domande tu? No, scusate, ma voglio fare una confidenza, perché ormai siamo compagno, allora voglio fare una confidenza, non posso permettere. Allora io a febbraio faccio 50 anni. E non l'ho mai fatto in vita mia! Oh, cioè, non ci può andare, non l'hai fatto! Mai, mi dovete dire, io sono venuto oggi qua sopra un vercinello! Cioè, e lo so, poi a voi mi sembra strano, lo posso capire, perché voi chissà quante volte l'avete fatto! Io? Ma quando mai? Io dico voi nel senso di sportivi, dico voi persone, come gli sportivi, io sono più abituato a farsi cose, soprattutto quando... i calciatori, quando facevano quei lunghi ritiri precampionati, quando mai? Invece a me capace, cioè, a me mi fa impressione. Mi fa impressione perché sapete che cos'è? Ma mi sono appensato, parlasso fatto, non è che mi fa, come faccio a spiegare? Non è che mi fa schifo, però mi fanno poco ribrezzo. Esagerazione. Sono esagerato, Sì. Posso sedermi qua, tanto ormai c'è un amico. Sì. Allora, quella mia moglie mi dice sempre che sto esagerato, sempre me lo dice. Pure mia mamma mi dice sempre, una continuazione. Ma perché lo sa pure vostra madre? Oh Gesù, uno se queste confidenze non le fa una mamma, chi le deve fare? Scusate. Ah, un psicologo, no? Ci sono stato dall'opsicologo, secondo voi non ci sono stato? Hai detto che tengo un trauma infantile. Beh, voi questo trauma infantile è davvero, lo vedete mica. Oh, trauma infantile? Un trauma, mi chiamava. Secondo me, mio modesto parere, è stato colpo di Michele Pascotto. Allora, mo vi spiego. Allora, io quando ero più piccolo, quando avevo 11-12 anni, ho accompagnato a farlo per la prima volta a Michele Pascotto, che era un mio amichetto più grandicello di me, che arriva qualche anno in più. Io abitavo in paese all'epoca, no? E quindi nel paese c'era questa usanza, questa abitudine di accompagnare a fare le prime esperienze ai compagnucci un poco più grandicelli. Io sto dicendo, ma io quando ho visto come si faceva, io mi sono sconvolto. Mamma mia, vedere quella vena che si ingrossava a vista d'oro. Ma da qui, mamma mia. Eppure lei, quella che glielo faceva, no? Perché era una donna che glielo faceva? Perché mi alterava, la donna, l'uomo, la donna, sì. Ma è uguale. Mamma mia, no, ma... Ma già diceva la verità, quella secondo me non era esperta. No, quella a dire la verità, lei diceva che l'aveva fatto centinaia di volte, ma se l'aveva fatto 2 o 3 volte, mo io ne aspetto, ma secondo me si vorrei, se l'aveva fatto 3 o 4 volte era pure assai. Quella si vedeva, non sapeva proprio come fare per far indurire la vena, perché quella è così che si fa, no? Sì. Secondo me, stringeva troppo forte, guarda. Vabbè, poi quello diventa la tecnica. Sì, va bene, però quello. Allora, quello è vero che era nervoso, tutte e due, però non ti indurire, e quello si indurì. Non ti indurire, stai fermo, non ti indurire, e quello si induriva sempre di più. Ma da tre diventò talmente duro, tutto indurzato, che si fece rosso. Ma che dico? Si facette viola, mamma mia, addirittura! Non ve ne sapete, pareva che quella vena stava scoppiando da un momento all'altro. Sì, tanto è vero che lei si cominciò a emozionarsi, ad agitarsi, si eccitò proprio, no? Da questa cosa scudai, addirittura e ce l'avevo laccio. Laccio, si è sognato il laccio, quello che serve per fermare il sangue, se no come si indurisce sta vena, scusate. Ma è che sta marchese dai sangue? No, ve l'ho detto, non era esperta. Ah, ma secondo me un psicologo teneva ragione, io lo trovo venire, ho detto pure forte. E forse non è che voi avete tutti tolto, se ho sognato, mannaggia. Io mi agito, solo a pensare quello fatto là, io tengo ancora a naso a lui, a chi tu povero Michele Pascuto. È un'immagine proprio che non mi si leva più dalla testa. Mamma mia, lasciami, pietà! Pareva che da un momento all'altro quello sveniva, che sbatteva per terra, e se niente, lui più si sbatteva, più strabuzzava con gli occhi, e lei più si accaniva su di lui. Lo teneva afferrato, con sta mano a caccia, molto forte, non deve andare, non cercare di sgusciare come un pesce dietro, hai capito? Non abbiamo ancora finito! Hai capito?
e stringeva sempre di più con quelle dita che sembravano dei chiustelli, sembravano quelle. No, se non finiamo, non te le faccio andare! Improvvisamente, che poteva fare? Michele Mascotto ha cominciato a correre per tutta la stanza, con più cosa. Che cosa? Il laccio! Eppure, non correva a piedi, alluccava sempre tra sta, alluccava, vieni qua! Non ti muovi, non te ne andare, non scappare, non abbiamo finito! Ehi, capito? Ehi, fallo! È un animale! È una satanata, signor Sogliano! È una satanata! Quello ci poteva fare questa cosa! Sì, ma no, calmate, non c'è più un po' di forate, mi ha fatto un po' di lanci pure a me! Hai ragione, ma scusate, signor Sogliano, scusate, ma io vedo, io piango di quando vado a queste cose! Sentite, posso approfittare della nostra amicizia fraterna che abbiamo, no? Perché vi volevo chiedere una cortesia, io mi devo andare. No, è facile. Io sono a ci pensare, no? Ma viene una cosa in dosso. Scusatemi, allora, vi posso chiedere una cortesia? Ora che vado di là, mi potete accompagnare? Io! Ma nel senso che mi fate solo un poco di compagnia. Allora vi spiego, io non voglio vedere, e a me mi fa talmente nel senso che non voglio vedere, voglio chiudere gli occhi, voglio vedere. Allora, non è che vi dovete stringere la mano, ci mancherebbe, però questo non voglio arrivare a qui. Però il fatto che voi state vicini a me, che l'avete fatto altre volte, a me questa cosa mi dà sicurezza, capito? Allora, fratello Carlo, aspettate, vi spiego una cosa. Io non è che il fatto che mi sono compenetrato nel vostro psicodramma, ma voi vi sentite. Io al massimo posso accompagnare fino fuori alla porta, ma non oltre. Eppure avete ragione, pure io ormai ne ho 50 anni. Cioè, è arrivato pure un momento che devo cacciare fuori gli altri punti. Bravo, sangue. Ma se non vedo che ancora non ci credo, però sto venite all'ultimo si tirare, mi legga già su. A proposito di tirarsi indietro, senti Margherita, ma tu ti ricordi il discorso che abbiamo fatto l'ultima volta? No. Quando abbiamo parlato che Faustino rischiava il posto in officina. Non ne parlavamo proprio l'altro ieri, Don Vincenzo Mas, sta chiamata Issa Gaetano, l'altro carburaturista. Ai amici cari, io per fine mese l'officina la chiudo, la liquidazione va a potere su una. Ma c'è per te causa che volete voi darmi in tanto stato niente, arrivederci. Grazie. Bene. Bene. E ti ricordi che cosa mi hai detto? Professore, che mi ricordo, ci tante cose. E ancora teneva la speranza che Faustino rientrava al lavoro. Hai detto che capivi che in un momento di disperazione. Lo capisco, è certo che lo capisco, professore. Voi mi avete parlato pure della riduzione del personale che si è da fare a Cangoppo. Margherita, la crisi, invece è colpa mia. Qua i pazienti scarseggiano, le visite si dilatano, non si riesce più agli annanzi. Tanta gente non arriva nemmeno a fine mese. Professore, io già prima uscivo di conto alla terza settimana. Vieni pure tu alla formazione professionale. C'è dopo tanta. E a proposito di figli, tu ti ricordi che cosa mi hai detto? No, questo ma nello specifico non. Meno male che non ne tenga ancora, se no faceva la fine zia Carmela. E mi ha raccontato che tua nonna ti diceva sempre che tu avevi qualche cuginetto sparso in America, perché una tua parente tanti anni fa si era venduto il figlio di una coppia di ricchi americani che non ne potevano avere. Beh, insomma, sono leggende di paese, chi lo sa che cosa ci sta di bene. No, quelle sono storie che successero veramente, dice, in tante famiglie in difficoltà. Storie dolorose. Decisioni sofferte. Ma chi può giudicare? I soldi erano tanti. E i bambini andavano sicuramente incontro ad un avvenire migliore. Questo io di questa mia zia Carmela mi ricordo solo che era una femmina allegra, sorridente, quando mi veniva a trovare biscotto, caramello, voglio dire, non. Secondo me sarebbe andato tutte cose via nonna perché non poteva venire, direi come ridi. Oppure se veramente l'aveva fatto, scrupoli proprio, non sembrava averne, questo. Perché doveva avere scrupoli? Quello era solo un estremo atto d'amore verso il bambino, oltre che una soluzione a tanti gravi problemi. Sì, ma io non lo so, ma quando erano gravi questi problemi che tenevo mia zia Carmela. Certo che io e Faustino siamo guaiati proprio, da dire. Cioè. Vabbè. 150. Che cosa?
150.000 euro a nero. Se tu ti offri per una surrogazione di maternità. Che cosa? Margherita, non devo spiegare cosa è una maternità surrogata, no? E le tante che mi riviste specializzate che me lo potresti spiegare qua a me. Anzi, che ho visto l'altro giorno, come ha raccontato una signora seduta proprio su questa sedia, cosa è venuto in affitto? No, un momento, professore, io stavo parlando, stavo discutendo con la moglie dell'avvocato Sansone, che è l'attrice australiana che ha affittato l'ultimo. Il futuro che è arrivato, Margherita, è il presente. E come dimostra la Carmela, è stato pure il passato. Ah, signora Scorzafato! Non esiste proprio, professore, io ho un figlio tuo, mica. Innanzitutto non sarebbe un figlio tuo. Lo sai come funziona, no? L'ovulo fecondato non è il tuo. Tu sai, resti casomai solo la camera gestazionale che presti. Già, facciamo un bed and breakfast. Seconda cosa, tu non dovrai mai sapere chi sono i veri genitori, così come loro non dovranno mai sapere chi sei tu. Ah, quindi ne manco un bed and breakfast, perché almeno nei documenti te cercano prima. E terza cosa, non sono gli Scorzafato. Mi conosci bene, non mi sarei mai permesso. Appunto. Faccio finta di non aver sentito, No, guardate, professore, guarda. Io faccio finta io di non avervi sentito, veramente. Io vi ringrazio, guardate, pensate a me, perché sapete che io puzzo e fa per l'amor del cielo. Veramente, grazie. Ma io non sono interessato. 200.000. €200.000. Irena Seminova. Se tu vuoi, è a lei che puoi regalare la gioia di un bambino. Irena Seminova. €200.000. E mi nova. €200.000. E se era nuovo, quanto costava? Magari, il tuo è solo un atto di estrema generosità, di amore, di solidarietà. Ma quanta ignoranza che c'è in giro, quanta ipocrisia! Ma se la scienza e se il progresso hanno fatto passi da gigante, ma perché li ti fa? Fino a pochi anni fa esistevano le balie che furono il proprio latte e nessuno si scandalizzava. Pur mia nonna faceva la balia. Fammi capire. Il seno sì e l'utero no. Tu spiegami dove sta la differenza. Scusate, la differenza ci sta, scusate. Perché pure io, per esempio, quando ero fidanzata con Faustino, che è un cugino tutto scuro, Faustino sopra e sotto no. Ma che differenza ci sta, scusate. Margherita, tu è solo un atto, è una donazione. È un atto che testimonia la tua immensa nobiltà d'animo. E non è per niente contro la tua. Anzi, esattamente il contrario. Ma secondo te, se una mamma gatta incontra un cucciolo di cane smarrito, che fa? Lo alleva con lo stesso amore con cui alleva i suoi gattini. Perché mi avrei tenuto un documentario vero da gatto allattato con cucciolo. È la favola del brutto anatroccolo, la mamma papera, che cova tra le sue uova quello che sarà il più splendido dei cigni. Pure che si facette un nuovo documentario, che un uccello si covava l'uomo e nato uccello proprio. Sì, vabbè, questo è tutto suo. Una cosa è l'uomo e una papera, un'altra cosa è l'uovo di una donna. Ma che sono solo preconcetti. E poi, una cosa è una favola e una cosa sono 200.000 euro. Ma... questa è la vera differenza, Margherita. Senti, io ho fatto venire Faustino oggi qui perché mi serve una decisione rapida. Ma tanto, niente, lo sappiamo benissimo, Faustino deciderà tutto quello che hai già deciso tu. Andiamo, vieni. E allora, Irene? Come l'ha presa, Tommaso? Sta parlando adesso col professore. Alla fine abbiamo deciso che è meglio non dirvi proprio tutta la verità. La verità?
Ma in che senso, che stai dicendo? Paolo, dai, ma che domande fai? Come se non lo conoscessi pure tu. Su questo non ti posso dar torto. Quella è un po' la mentalità obsoleta. Ecco, vedi? Tradizionalista. Bravo, non dovrebbe capire che per la mia carriera. Non lo comprenderebbe, non sarebbe mai d'accordo. L'unica cosa è fargli capire che ho dei grandissimi problemi e che questo sarebbe l'unico modo per avere un figlio tutto nostro. Mi trovi sto bastone in questo, ci terrà gioco. E ci mancasse, con i soldi che si sta pigliando, è normale, no? Paolo, ma mi spieghi dove li troviamo tutti questi soldi? No, non ti preoccupare. Figurati che l'agenzia ha già predisposto un pieno rientro dell'investimento con un'ipotesi di guadagno che va dal 130 al 165% della somma stanziata. Il tuo sarà un rilancio in grande stile Irena, in cui tutti ci guadagneremo un bel po'. Io già mi immagino il titolo del tuo libro. Mamma, ma non ci speravo più. Lo faremo uscire esattamente 10 giorni dopo la nascita del bambino. E poi ho già previsto che tu farai la testimonial per la campagna pubblicitaria dei prodotti per la prima infanzia. E poi? Ho chiamato pure a Pippo Baudo, farei la serata con lui a presentare anche il Sanremo. E poi? Ho previsto la ciliegina sulla torta. Se in Italia la legislazione dovesse cambiare, tiriamo tutta la verità in un libro, da cui traremo un film destinato al mercato internazionale. Che dici? Pensi che può bastare, no? Perché non mi hai detto che avevi dei problemi? Tommaso, io non volevo farti angosciare ancora di più. Stai già così giù per il tuo lavoro. Ma che c'entra questo col mio lavoro? Non mi va di discutere adesso. Hai ragione. Ne parliamo a casa con più calma. Io nel frattempo vado a salutare il professore. Sì, sì, va. Tu non sapevi niente? Vabbè. Mi avevano detto che stavano facendo dei controlli. Ma niente di che. Tommaso, ma vedrai questa faccia. Ma ci sono nuove tecnologie. La medicina fa miracoli. E questo il professor Bastoni è il numero uno. Sì, lo so, Paolo, lo so, però io non capisco. Io non capisco. Io non capisco che stai combinando. Ma come che sto facendo? Questo è il mio lavoro, no? E beh, ti sei nel momento adatto di fare il tuo lavoro. Non mi hai permesso di sentenziare il tuo di lavoro. Sì, tu come tutto il mondo del resto. E ci mancassi tu con quello schema d'albero di Natale. Ah, lo schema d'albero. Allora, io giocavo con il 4-4-2, con i due essenti centrocampo, che ti ha già spiegato, che tu non capisci niente. E nemmeno tu capiresti fino in fondo se ti spiegassi che... Mi spiegassi che cosa? Che cosa ti spiegassi? Fermo, mannaggia, che peccato. Ma tutto tale quale? Ma che già fa? E non vedi che è venuto a sfogare? Ma un'altra volta come se mi volessi colpire, hai capito? Come se una donna mi lasciasse sta cosa, lasciasse! Ah. Va bene, adesso girati un poco di là, bravo, bravo. Mettimi un po' in posa. Oh mamma, che se non mi la faccio da te? Come la devi fare? No. Ti faccio un esempio, come se avessi ricevuto nell'espressione, come se avessi ricevuto una cosa, una notizia bella, ma non ancora sicura sicura, hai capito? Ah, mi aiuto quando 2 anni fa ti stai una sotto la macchina, non sapevi se morivo a gambata, sì? Mi bastano quelle di vena, che naturalmente sono venute benissimo. Quando? E adesso mi avvio, altrimenti non riesco a piazzare il pezzo alla redazione. Il pezzo? Quello? Lo scoop, Tommaso, lo scoop! Avvistati Irene e Tommy alla clinica il primo sorriso. A quando l'erede? Naturalmente lo nutriremo con qualche lazione, no? C'è forse qualche piccolo problema? Problema che facciamo andare su te perché naturalmente l'immagine di Irene non deve essere intaccata. Tommaso si sente in colpa? Di qui un certo anche nervosismo. Tommaso, ma ce l'hai qui con te? La provetta, no? La provetta? Irene mi ha detto che stava facendo degli analisi, delle cose. Oh, mamma mia. Tommaso, lo scopo, come te lo devo dire? Senza te, con la foto con la provetta in mano, non otteniamo le prime pagine del giornale. Va bene, mio figlio. Di certo, oggi te la chiamo dopo. Maschio. Yeah.
naso. Soriana. Ma senti questa voce? Ma vaffanculo! E sono io, no? Sì, io Soriana. Tu lo visti, ci mancava. No, vi volevo dire. Volevo dire che l'ho fatto. No, sei con un pensiero. No, vi volevo avvisare che se ci sono riuscito è anche grazie a voi, Mi dovete credere, io tutto il tempo che sei stato là dentro ho pensato tutto il tempo a voi. Da già dici la verità, mi ha aiutato moltissimo. Mi fa piacere per voi, però mi dispiace per vostra moglie. Ma mia moglie è contentissima, io già gliel'ho detto. No, è proprio felicissima, anzi non vede l'ora di venirvi a ringraziare fino a qua. Sempre se non vi disturbiamo, no, ma quando mai? Non preoccupare. Devo dire la verità, è stato più facile del previsto. Proprio è stata una sorpresa per me. Oddio, all'inizio mi ha fatto un poco senso, un poco, all'inizio solo però. Ma piano piano è andato tutto liscio, fica tutto liscio. Quando poi la fortuna mia è stata che me l'ha voluto fare per forza Milena, un'amica cara di mia moglie. Cioè, un'amica di vostra moglie? Un'amica. Sono due compagni proprio, guarda, si vogliono bene i pazzi, ma per un modo eravamo bene, sì, quella, mi dovete credere, quella Margherita, quando l'ha avvisata, che io passo su servizio, Milena sa, mi dirai, Margherita, io vado a Nanza, tu mo becchi. A Faustino glielo devo fare io, con le mie manine, piano, dolce. Mi ha trattato come una creatura. Ma io sto facendo pazzi, me la c'è una salita. Ma perché pazzi? Ma sì, tu stai caro. Io sto cercando a mezz'ora. No, ero venuto qua a salutare il signor Tommaso, volevo ringraziare. Lascio stare a Tommaso. Ma dopo prima si vuole ringraziare. E perché? Scusa, lui è stato. Se non era per la sua generosità, guarda, che io non. Ma pure la generosità, secondo me quando è troppo, hai capito? No, perché se la gente lascia stare chi già tiene troppi pensieri perché è sanguinità, secondo me il boss fosse meglio, hai capito? Non capisco, ma che. Onestamente non ti sto seguendo. Senti, Fausti, siediti. Di 5 minuti, sì, parliamo un momento. Ok? Che è successo? Ma anche lì ha parlato con il professore, diceva la verità. Ma perché ha parlato pure con te? No, con me non ha parlato. Ah no, meno male, eravamo rimasti che te l'era riuscito. Magari che cosa mi dovevi dire tu? Mi fa spaventare. Fossi una cosa non essere aggressivo con me, non ti abbia con me, fatti. Oh, sapevi. Che cosa? Sono guaiato. No, fossi, no. Stammo guaiato. Hai ragione, Margherita, scusa, perdona. Non devo essere egoista. Non essere egoista. È un momento, in questo momento, io devo pensare. Devo pensare anche a te. Pensare. Hai capito da ci ho fatto fare, Margherita? Ma buon, voglio quasi, mi stanno andando. Margherita, capito? Tutto sono sacrifici, privazioni. A niente, però quando il mio caso. E io, tutti chi stanno a guardare piccirillo, sempre chiusi in tacca nell'officina. Ma quando te devono luciare. Sì. Sempre una vita sana, mi sei carburatore scassato, mi sei marmitta appilata, e i pistucci. No. Ma se tu tieni tutte le ragioni che tu, però. Sempre oscuro, chi ne fuma. Una vita sana, Margherita, una vita sana a desiderare. L'usurserà. A desiderare, che ne sai, non è colore, ma una vita sana a desiderare umano. Tu dire, forse qua fammi parlare con me. Partiamo, Margherita, partiamo, andiamoci, partiamo, ambressa, o ti a casa, prepariamo due valigie e ci andiamo. No, forse ti ha calmato. Ci andiamo a bora, a dove ci andiamo? A bora, a dove si trovano questi quattro paesi, ma forse non so quattro paesi. Come tu? Perché sono due, Bora Bora, sono due isole sperdute, mi sono male. E cor a cor, si mette da ricordo quando ero azzeccato, come bimbo. Ah, cor a cor! Non avevo capito occhi, comunque. Margherita. Che? Ma voglio accattare un grande gommone. Un gommone? Colorato.
Oh, arancione fosforescente a destra. Addatene lateralmente tante che li strisce tutto colore. Bianco, nero, rosso, verde, giallo, paonazzo, indaco. Cioè, manco un colore indaco, forti. Però la gentilissima, ma che stai dall'arcobaleno. A lontano mi hanno pigliato comune Grimbiz. Mamma, Margherita. Ha già sentito l'aria romana come tra springhe polmone, ha già respirato sala sacra. Ovviamente mi ha dato in faccia, mi ha dato trasi con tutto fatto, bocca, indonase, interregge, mi ha dato in notizia. Ma perché mi ha dato in notizia? E a rete, ma lì, a rete ci ha già messo un motore gigantesco, 2000 cavalli pizzarriti. Su assai, no, non sono su assai, non ti preoccupare. Parente, ribò. Fure, lessi a rinditi. Lessi a rinditi, mi sono comunicato. Non saci, magari, non saci, mi metto la rete per sudare i cavalli, più anni più per lui. Margherini, che io? Stamassi qui, Margherini. Come ci visto questa cosa ancora? Ha già fatto un record. Bora, bora, casello, in da 20 minuti. Margherini, si proprio già morire. Voglio morire con uno sfondo frontale con un cormorano napolitense. Che stia a finire che voglio fare? E come amma napolitense, Faustino? No, dica. Quali soldi amma a sta napolitense, dico tu? Come ci amma sta napolitense? Con quali soldi? Con quali soldi? Oh, con molti, i cavalli, i domini, tu esagerando. Non è che manca i soldi per fare bucatura o canotto per regalare a buon anime e la prima come io. Sì, è perché si viene manco più canotto, fammi. E perché? E ottai, fammi, quando avete voluto lo sfratto, ottai. Ma Margherita, che hai fatto il tuo canotto? È la città, ma sì, che... Come? Stai facendo paura? Chi non è manco più un canotto? Dovevo darmi chi ti buca, non avessi più chiappi scala. Ma nonna Margherita, ma Margherita, che notte zia lei? La prima comunione. Ci ho messo la mia vita. Mi era da botta finale. Forse, ma che stai facendo? Era che bello canotto, era così bello. Teneva che li rima. Che cosa? Che li rima fossi ieri nei cartoni pressurizzato mezza volta e mettessi dall'acqua sul burpaio se non ci mettono a fuoco. Ma che stai dicendo? È bello. È bello, ti ricordi che è stato un arrivo insieme a Michele Pasquotti Mutante che è Pinno? Ma è Pinno? Ma lo guardo morire! Ma che non lo ricorda così bello? Abbonato insieme a me, lo calotto la prima volta! Maronna mia! Troppi brutti notizie tutto insieme, ma che... Ma e come faccio? Fammi capire una cosa, mi dici che sti forme vuoi, tu stai chiacchierando con canotte zia te, fammi capire. Non era meglio tutti chi stanno, come hai fatto tutti chi stanno, no? Non era meglio che quando non sapevo niente, eh? E tu che mi accusavo sempre, una continuazione. Fossi, fornisce le costruzze. Io? Tu, non mi sono mai permesso. Ah, quando ci siamo sposati, hai fatto un'altra, Margherita. E mo tiene una responsabilità, per quanto tempo ancora vuoi fare struzzo? Ma non mi mettono parole in bocca, in me che non mi sono mai venne, ma che stai dicendo? Tutti i giorni, Margherita, tutti i giorni quando tu non avevi faticato, tutti i giorni. Ma per quanto tempo ancora vuoi tenere la testa sotto la sabbia? Ah, struzzo, e non fa buono struzzo, no? Che non può sapere niente, non fa buono. Accirito, ha rubato ma pure un nuovo sotto, basta che non vedi. E non sento, tanto a che serve sapere? È meglio per me, è meglio per loro, è meglio per chi so vince. Allora facciamo così, facciamo che l'uovo dello struzzo sia la cova la gallina. Mi capito? L'uovo lo struzzo se lo cova la gallina. E poi vuole finire di dire pure tu. Dai, ci trovi. No, aspetta, tu hai detto meglio per me, meglio per l'uovo e meglio per la gallina. No, Margherita, aspetta, cominciamo. Io a gallina non ci parlato proprio, io a mesi e mezzo sta gallina ancora c'è la gallina. Io al massimo ci parlato lo cormorano napolitense. E tu con tutto sta uccello, ma stai insalando pure a me.
E poi scusami, Margherita, fammi capire una cosa, ma come fa la gallina a scovare l'uovo rostruzzo? Chi l'è tà? No, era, allora era la gallina che ha 7-8 compagni per soli, una con la nata e si fa un uovo rostruzzo. Ah, faccia, mi fanno un odore, fanno. Bravo, no, 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 fanno la monta, bravo, invece della cova fanno la monta, hai capito? Io questa cosa non l'ho mai sentita. Non l'hai mai vista? Mai. Vabbè, vabbè, allora, allora facciamo tutto il contrario, facciamo che lo struzzo si cova l'uovo della gallina, hai capito? E perché su? Ah, come fa l'esempio? Ma è un esempio stupido, Margherita, che razza l'esempio è? E non ha capito. L'uovo, lo struzzo è la bestia che sta male. L'uovo della gallina è tantino, chi lo sa? Vabbè, 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 allora facciamo presto, allora, una gatta. Facette figli ci no, 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 signor. Sì, fa... signor, no, no, no. A gatta, per fare presto, facette figli ci è un proverbio internazionale, Margherita, o sono tutto qua. No, ma sì, non è a gatta che fai presto, sono chi che paga presto, ti sto facendo un altro esempio, capito? Scusa, non avevo capito. Allora, stiamo a sentire a me, per esempio, se una mamma gatta, pisa la prendita di un fattore su, a un certo punto per terra trova un cucciolo, un cucciolo, un cucciolo, un cucciolotto, bravo, un cagnolino, un cucciolo, piccolino. Secondo te, la mamma gatta che fa? Ah, so mangia. No. O scippa. No. O scamazza. No, signore. O scarpo sei, ho voluto parlare, Margherita, che fa? Falti, falti, la latta. La gatta allatta qua. La mamma gatta allatta il cane. Scusami, ma se il cagnolino sta senza mamma e senza padre? Ah, se il cane è orfano. Orfano in affitto da adottare, come vuoi tu, falso? Non è la prima volta così. La prima volta così. Cioè, non l'hai mai visto una cosa che... Ah, certo. Perché tu tieni proprio la mentalità medievale, proprio. Una proprio divisione in razze. Ma come si può fare? Tu stai chi ne preconcetto, Faustino. Tu stai uno schiattato preconcetto. Ma fa una cosa, ma metti tu pure un bello cappuccio in capo. Ma tu cuclina che si clanna. Ma come è un cappuccio che fa sulle te casa? La verità, lo sai qual è Faustino, lo sai qual è la verità? Ma tu sei rimasto tempo anche per prendo altri. Che c'è alla fiera dell'est. No, sentite come antico sta parlando. Ma quando mai? Casi sto mercato globale, la gente ha capito in coppa e vende in coppa internet. E vai, Faustino, e vai! Ma c'è, ma che? La fiera dell'est, la fiera dell'est. Io domenica sto 30 anni che è caduto un muro a Berlino. Est e ovest ne esistono proprio più. Chi non se lo vende con la fiera dell'est? La verità, Faustino, tu sei rimasto i tempi in cui scade. Che mangia il gatto, che si mangia il topo, che si mangia un formaggio che facetto, non raiti con latte e capretto che ti fanno, ciao Santi! Oh, Mun, sei cagnata! E i gatti si mangiano i croccanti! E se che ne pigliano giù, che si mettono con la l'antipulci! E si tengono geni, allattano pure i cani! Ah, va bene! Ma vengo tutta buona volontà, io ti volessi pure credere. Ma mi dà gira, mi dico forte! Faustino! Faustino è la natura! È la natura che lo chiede, che fa di tutto pur di superare difficoltà, di proseguire la specie, ma come te la gira? Faustino è la forza della vita! Ah, questa sai! Questa è di Branduard e sfugge fra le dita la forza della vita! No, sto cercando di spiegare un fatto importante. Ma fatto importante? Ma che è? Fatto importante? La gatta alla tua canna o c'è lo schiatto nuovo e lo struzzo? È certo che è importante! Ma te l'hai mai visto un documentario? Uno che lo Gari, ma io volessi capire a te stamattina tu qua che documentare vai tu Anna tu? Ma pure una puntata di Ciacolò, ma non viaggiare informati, una pillola e guarda, una serie. Gari, ancora c'è capito più non la mangia pigliare perché ancora vado a spiegare, io non me la di mangia pigliare. No, tu lo vedi, tu facessi perdere la pazienza pure a
Piero Angela, ma io Margherita, brava te, io Piero Angela. Io tu sì, tu che non stai facendo capire proprio niente, mi sembra che solo il cervello. Oh, tutto sta roba. E prima esce la comitiva e gallina, per scippare l'uomo a tutto questo. Ma di costruzzo, e schiatto l'uomo la gallina. Ma esce la gatta che si allattò qua. Ma mi trovano che io che camminando facendo la processione, che gatto che con qua piede, che mi ha fatto capo, cantando in canzone, Angelo Brando, guarda, e mentre trovano contemporanea, vedo l'uomo pure per lì. Ma si sono scucciato pure a piedi e Angelo. Siete, ma non ho capito, boh, a me tu stamattina. Ah sì, a vivi sta avanza a quando entra qua ci deve entrare il figlio di Sogliano e di Seminova. Chi ha tra sì? Vuoi sapere i nomi? Mi dovete dire chi sono? Ma non ti può! E la vada non se ne fa niente! Ma la legge non lo consente! Ah, professore, penso siamo andati già ben oltre la legge! Professore, mio marito ha ragione, anche io lo voglio sapere! Sono loro! Mio marito! Non è tubo sessuale, tu non potrà mai essere il padre di mio figlio, mai! Ma signor Sogliano, come glielo devo spiegare? Il padre e lei, Irene la madre, e Margherita qui, è solo l'utero in affitto. Scusate, ma io che faccio? Riscuoti il pigione. Aquella cama tan mojada, aquel caballo desbocado, sobre el que juntos cabalgamos, aquella boca premiándome, aquel banquete de amor. Estoy triste hoy y me hace falta quererte, y no me rindo si no te rindes. La sigaretta è nelle sue condizioni. Ma io non l'avevo sentita arrivare. È un po' nervosa, eh? Un po'. Lo posso comprendere, oramai ci siamo quasi. Sì, non credevo che sarei stata così emozionata. E perché no? È un momento così importante. Eppure confesso che sono sorpresa. Io sarei sorpreso del contrario. Insomma, il primo figlio è pur sempre il primo figlio, no? Sì, certo. E poi il suo pur comprensibile nervosismo non giustifica quella sigaretta. Ma che figura ci faremo se qualcuno adesso la vedesse, eh? Professore, ha ragione, sarebbe il colmo. 9 mesi di sacrifici per ricostruire un'immagine della copertina e poi mandarla letteralmente in fumo. E poi quella lì fa male non solo alla tua immagine. A proposito di immagine, Rufus in fabula. E questa gente vi lascia da soli cosa fare, eh? Finalmente, non ora che ti sto aspettando. Sto combattendo da stamattina. Ho avuto un attimo di tregua. Sì, vabbè, ho capito. Ma io con questo pancione non riesco neanche a respirare. Irene, teniamoci. Qui tutti stiamo dando il massimo. Pensi che sia stato facile per me rialzare il pezzo della redazione? Paolo, ma che vuoi dire? E come che voglio dire? Che con tutto quello che sta succedendo negli ultimi mesi, è bene non dare tutto per scontato. Ma io che ci posso fare se qui ogni giorno escono sempre nuovi personaggi, le tue amiche si vendono sempre nuovi scoop, come per esempio minacciare di morte l'ex marito o di andare in suicidio, mica te la puoi prendere con me. Paolo, ma vuoi che mi taglio le vene? Non sto dicendo questo. Le taglio a Tommaso. Irene, parliamoci chiaro, il mondo del calcio non ne risentirebbe proprio. Tra l'altro il suo ultimo esonero di 4 mesi fa ci è piaciuto non poco. Io volessi sapere perché quello si ostina a giocare con quello schema d'albero di Natale. È da aprire, ma fatti uno schifo del Natale.
Cosa che ci sento un zambognone suonare, tu scendi dalle stelle ma vado stomaco. Sì, va bene, ma facciamo presto queste foto, perché io con questa benedetta pancia non resisto più. Va bene, va bene. Siediti, siediti. Alzati, alzati. Oh, siediti, siediti, va bene. Accavalla un po' le gambe. Sorridi, sorridi. Accarezza con un po' la pancia. Bello, bello così. Come sei spontaneo. Tommaso, Tommaso. Ma guardati a lei. Tommaso. Sorridete tutte e due, come siete belle, brava, ora accarezza anche tu la pancia, la tua ovviamente, non la tua. Ma che feo comico. Insomma, per somatizzare un po', che non costa la pancia per fare i voti novembre. Basta che non è Natale. Oh. Facciamo una cosa, spostagli un po', faccio altri due scatti solo a lei. Brava, come stai bene. Così va bene? Sì. Bravo, così. Sorridi? Ok, va bene. Va bene, basta così. Non ce la faccio più. Devo andare a togliermi questa pancia prima che svengo. Tu, ma mi vuoi dire quanto l'hai stretta? Ah, io l'altro ho detto che era là che ti cascava, decidi. Vabbè, così va meglio, grazie. Ciao, Margherita. Ciao. Come stai? Come ti senti? Insomma. Pure a me la pancia, ma mi pesa molto. Vabbè, l'altro giorno me la tolgo pure io. Guarda, sei bellissima. Oh, Maire. No, davvero, la maternità ti dona moltissimo. Ma la maternità è surrogata, pure la bellezza è appuzzottata, cioè, nel senso che è finta, capito? Non è autentica. Ma tu invece pure la pancia finta, ma come si può fare? Sempre bella, immagini scatti che ti ha fatto Paolo, che le tue cose, i tuoi sguardi, ma verrà un servizio proprio stupendo. Sì, speriamo Margherita, speriamo che tutto questo abbia un senso. Speriamolo veramente che abbia un senso. Ma perché Paolo, scusa? Come, perché Margherita, perché oggi parlo della vanità, usci tutto troppo in fretta. Io davvero pure alla fine... E questa maternità di Nena non possa più interessare a nessuno. Stai dicendo, Paolo? Ma Nena è pur sempre una grande celebrità, ma tu parli. Guarda che c'è uno svantaggio nell'essere una celebrità, C'è uno svantaggio nell'essere troppo conosciuti da chi non ci conosce affatto. Che alla fine si diventa troppo conosciuti. Come ti devo spiegare? Si perde ogni morbosità, si diventa troppo scontati per il pubblico. Ed è con loro che c'è bisogno di nuovi sconosciuti da far diventare conosciuti. Non ti sto seguendo, Paolo, non so proprio afferrare. Nemmeno io avevo capito fino in fondo. Mi sa proprio che questo piano ha bisogno di una sterzata in corso. Margherita! Oi! Margherita! Oi, che è successo? Chi è? Senti, ma a te piacerebbe andare in tutte le televisioni su tutti i giornali? Paolo, ma che domanda mi fai a me, po'? A te pare che ci sta qualcuno a cui non piacerebbe andare tutti i giornali e di televisione. Brava, allora diciamo tutto a tutti. Ma diciamo tutto a tutti, che cosa? Sì, sì, diciamo tutto la verità per filo e per sé. Che per necessità sei stata costretta ad affrittare il tuo utero. Che l'urgenza, il bisogno e la miseria ti hanno costretto a fare questo gesto così estremo. Ah, così a mangare era tutto quanto. In galera, Margherita. Oggi qui in galera non ci va più nessuno. Figurità se mettono in galera te, una povera donna che per mille disgrazie è stata costretta a fare un gesto così enorme. Paolo, ma fatti scusare, c'è la legge. E piuttosto che abbia la legge, no, la penalizzano il reato, Margherita, mica sarebbe la prima volta. Se tu ti affidi a me nel giro di una settimana ti faccio diventare una donna famosa, più famosa pure del Papa. Il quale Papa, pensandoci bene, anche lui sarà costretto a dire... qualcosa sul tuo conto. E qualsiasi cosa che dirà, bella e brutta, non fa altro che il nostro gioco. A me come minimo mi scomunico, Paolo. Magari, Margherita, magari. Ma tu ti pensi che quello l'Italia si dividerebbe in due? Colpevolissimi da una parte e innocentissimi dall'altra. Diventeresti immediatamente un caso politico. Blog, movimenti, blog di opinione su di te. Io già mi immagino che... quella Bruno Vesto a porta si mette a spiegare con il plastico dall'interno del tuo utero le fasi tecnico-scientifiche della tua gestazione. Medici, scienziati, professori universitari che si appiccicano su di te.
Barbara D'Urso. Barbara D'Urso. Sì, Margherita, se tu ti fidi a me nel giro di una settimana ti faccio diventare una delle 10 donne più famose del pianeta. Senti Paolo, già così combinata la notte non dorme, sì? Capirai, con quella pancia che ti trovi è normale, no? No, ma non è la pancia, non è la pancia, che lei è la capo un coppo cuscino, che già non riesco a mettere giù. Ho capito, ma proprio per questo dica, hai fatto 30 e fai pure 31, no? Ma tu puoi stare? Guarda, sto cercando per tutto le parti, sono tutto trasuto in da stanza tutta. Non giustino, mi fatti preoccupare. Ma che... sono sceso proprio perché a faccia piano, poi che l'hai raggiungato a Paolo, ma poi se... che ci sta sto preoccupato, preoccupa. Ma che, sanità, preoccupare, sembra che ti va accattato un gelato. Ragazzi, facciamo una cosa, io mi avvio, altrimenti non riesco a piazzare questo pezzo della redazione. Margherita, autorizzami e vedi se nel giro di una settimana non ti porti in prima serata. Quando è vero che mi chiamo Paolo, Volto Pilastro! Uomo! Io non ho capito chi si chiama domani, ma chi si chiama? Chi? Come si chiama? Paolo Ponzio Pilato. Niente, comunque un fatto mio, niente. Fatto tu? Chi l'ha detto che ti porti in prima serata? Com'è il fatto tu? Ma niente, fa stima, ma ci ho chiesto spizzo se qualche volta mi può far partecipare come pubblico dalla trasmissione televisiva, mamma mia. Ma quanto sono a purina la volta che andavi tu spizzo in da televisione? Come, Margherita? Cosa ti fanno trasì? Non fanno trasì, ma ci fanno cane e porci in da televisione, ma sono lì, non ci posso trasì. Ma ci trini. Ma ci capito. Ma fammi capire una cosa, perché li saccia ballare? Saccia recitare? No, ma infatti. Saccia cantare? Assolutamente. E allora perché posso fare la televisione pubblica? Ah, perché mi conosci qualcuno, a me ho dimostrato delle qualità, perché non posso diventare un personaggio della televisione? Ma te li mando con buoni, non ci parlate proprio. Ma tu, come sei? Ma perché con buoni parli tu? Tu sempre zitto tu stai, posso? Io già decido sempre tutto così. Ma magari io ho capito, tu sei un poco nervoso. Sì, sto nervosa, posso? Sto nervosa. Innanzitutto hai cercato un gelato 3 ore fa. Tre ore fa. Allora, innanzitutto non è passato manco pezzo. Vabbè. E poi mica è stato facile trovare tutto il gusto che mi hai chiesto tu. Tutto il gusto. Pistacchio, limone e mirtillo, tutto il gusto. No, questi qua non ci sta. Che cosa? Gli ultimi che hai detto qua. E mirtillo? Dice che non è periodo. Vabbè, sapevo che io generico, frutti di bosco. Ah, ma perché sono sui frutti di bosco? Se no, Fausti, fammi capire, c'è sta molivella che non sai manco che i mirtilli sono i frutti di bosco. Margherita, se io posso sapere, io non so ci manco che sono gli alberi al bosco. Come faccio a sapere il frutto? Chi c'è stato mai in tuo bosco? Hai sempre chiuso da che l'officina quando l'hai detto tu c'ha. Ma tu mangiamo qualità, né all'officina. A parte che stanno pure i creatori vostri, che all'interno del bosco ci stanno le fragole, le mori, i mirtilli. Io ho capito, ma se un po' sapere, io non mi ricordavo manco come si chiamavano. Ma io non disse mai queste cose. Se un po' sapere, sono più di una gelateria, e c'è vicino a barista là, guardate un gelato ai mitili. Guardate un po'. Fatto che la figura è bella. Ma per favore. Hai vuoi sapere che hai? No, se pulito il cozzo che sono gelato dai la pescheria di bene. E te l'hai chiamato però? Non mi sta a bussola. Niente meno che te guardo veramente. Sua pazienza è giobba, ci vuole, guarda. Giotto, guarda che Giotto. Che te ne va la pazienza, Giotto? Certo, se mi leva la pazienza che li ho precisi, secondo te come faccio? Questo me lo vedo. Così, un gelato al limone, rossa. Salatina, non so. No, non ci sta, forse il gelato. Mira può. Sta solo pistacchio, forse. Allora si vede che un barista ha visto come ha cercato di più il cozzo, che ha detto, poi ci metto a fuori, senza cosa. Guarda, mo se mi esce un creatore che voglia il limone, guarda col piatto tutti. Ma che fa? Tanto voglia il limone è trasparente, piano. Che cosa? Piano, un limone. Che cosa? È trasparente. Che cosa è trasparente? È un limone. Un limone è trasparente. Un limone è giallo, Fausti, si dice proprio giallo limone, si dice. Ah sì, la scorza è giallo. Tu mi dici una voglia la scorza, scusa.
E poi anche da un punto di vista tecnico-scientifico, no? Ma noi poco ne potremmo sapere, Margherita. Io mi sono poi così sicuro che tutti questi fogli che tiri tu sono tue oppure sono di Irena, che poi vengono trasmessi a nascitura. E quando te l'hai pigliato sta laurea in neonatologia? E poi Margherita, ma quanto è buono, ma che ce ne importa a noi? Chi devo figli allora? Mi chiamo Russo. Come mai era così sopito? E se c'è, e sono mio caro Giallo, e che sa fare lo sogliano e due limoni, e che sa fare questo due cozzi di Don Bosco. E che è questo? Che adesso succede, che è? Questo che è, fa sì? No, niente, questa è una parrucca. No, allora, ti spiego, ho comprato una parrucca nuova a mia mamma perché praticamente quelle che teneva lei vecchie non si sono fatte vecchie, non si può mettere più. Cioè, Fausti, no, mamma la fa capire. Cioè, tu invece pensavi a cattogelata a me che tengo il voglio e pensate a chi ha accattanata la parrucca che la capa morta di mamma, ti fa mancare. Ma mamma, che è adatta così a quella povera vecchia, scusa, ma non ce la vita. Tu lo sai che quello è così fissato che, che perde, questa fissazione che perde un po' i capelli. Perde un po' i capelli. Forse che la mamma si smette la parrucca per montare il bagno. Mi sta zitto, ma quello ti vuole un bene pazzo. Non fa altro che dire che le manchi e che non vede l'ora che tu torni. Certo, senza scemannanza che lo fai servizio, ci credo con la mamma. Come fa? Margherita, puliamo un po' quella crittagliera, guarda com'è porco, guarda. Margherita, che dici, facciamo il minestrone oggi. Margherita, guarda quelle lastre che c'è una bella pulita. Certo, sì, che non è così. Non è così. Ma forse di mamma, quando parto proprio un tsunami giapponese, parlo proprio. Non è così, perché mo che si è trattata la dentiera nuova non parla più così. Oh, pure la rondiera nuova, parrucca nuova. Ma che poi fa Miss Italia, mamma, così? È stato zitto, ma che lei è così preoccupato per te. Quando gli abbiamo spiegato questa specie di missione dove ti avrebbe mandato il professore per far sparire un po' la circolazione, no? In un paese umanitario africano, all'estero. Un paese umanitario. La missione umanitaria. Quello non ci sta dormendo più a notte con la povera mamma, l'ha pigliato proprio brutto. Non posso dire, allora forse non è chiaro. Allora mamma, te non dormi a notte perché si imbroglia. Invece di tranquillando, se figlia di un'epoca, cioè, va innanzi alle 30 o 60 anni. L'altro giorno si è fissato che voleva per forza venire qua, a parlare con il professore, poteva fare tornare poco prima, vieni un po'. Quello solo che sto ci manco io. Bene, mamma, del canto oppo che mi trovo a me che avanza a me. Anzi, fai una cosa, che ne facciamo venire? Facciamolo venire, posso? Che lo mi verrà così, ci vedono le mosse? Margherita, ciao, così. Buongiorno. Cercavo Irina, voglio un attimo parlare con te. Sta fuori? Sì, sta in giardino. Dammi una mano, va. Grazie. Aspetta, Margherita. Che dice te? Ti vanno a cattare i frutti del bosco? Va a cattare i frutti del bosco, va, mi ma la certo che ti ha passato un lupo. Io non capisco, sta sempre più nervoso, guarda, è una cosa incredibile, sempre più nervoso. Forse bisogna capire nel suo stato, c'è tutta una condizione un po' particolare. Capito, non te le parlo da sapere sempre con me, non io parlo già fatto. Perché Irene no. Allora, forse sì, ma ti spiego una cosa. Allora, le donne sono fatte così. Loro ti chiedono un parere, se sei d'accordo o meno su una cosa. Tu cosa fai? Dici no. Loro per farmi si arrendono, no? E magari fanno di tutto per convincerti a cambiare idea. Allora tu che fai? Stremato, ti arrendi e accetti. Però che fanno? Ti rinfacciano il fatto che tu abbia accettato. È vero, è che sia vero, eh. Ma voi dite che ce l'hanno con noi per il fatto del figlio? Che dubbio ci sta? Pure tu all'inizio avevi detto no. Sì, infatti, io all'inizio avevo detto di no, ma poi lei ha insistito, vi siete scusati. Ha cominciato a dire che quello il suo era il nostro, era un gesto di generosità, che io non mi dovevo preoccupare, che non dovevo prenderlo come un tradimento. E poi che i soldi che avremmo guadagnati ci sarebbero serviti per avere un figlio tutto nostro. E ti ha convinto?
Mi ha convinto, sì, mi ha convinto. E lei? Lei pure si è convinta? Lei si è convinta? Che la saci, se si è convinta? Non lo so, non so capire niente più, se io fossi signor Tommaso. Non so capire niente più, io ce l'ho detto dal primo momento a mia moglie, cioè, gente, non è cosa per me, amici amici, a me quando cose si avviene è complicato. Io non mi saci più regolare, ti capito? Vabbè, Fausti, sai una cosa, io lo sapevo che poi dopo i ruoli si sarebbero confusi, capito? E le situazioni si sarebbero complicate. I sentimenti non si possono uscire in laboratorio. Io questo figlio non lo sento ancora mio, e forse neanche lui. Lo so, però a me non voto dopo, mi dovete credere. A me il problema è che io, vedete, io non provo più niente per questo bambino. Non ho mai provato niente, non lo sento, non riesco a sentire. Ma tua moglie? E poi ve l'ho detto, a me quando le cose si complicano io non so ci fa più niente, ma mi innervosisco. Forse tu lo sai, è la vita che è complicata. La vita che è complicata, signor Tommaso, ma quella vita che è complicata? La vita è complicata, se pure la vita è complicata. Questa è la verità. Io? E ci sta pure certa gente che addirittura pare che ci trovi sfizi, ambriaca tutto cosa. Ma che c'è zitti, ci sta? Sto parlando di voi, signor Tommaso, sto parlando di voi, mia vostra moglie, e mia moglie, lo professore, tutto qua sto parlando. Pare che non vi divertite, ambrugliate tutto cosa. Un figlio arriva, e va bene, va tutto a posto, non arriva. E prima cominciamo a complicare un po' la situazione, queste. Tutte cose stanno complicate, se no noi non ci divertiamo, che stiamo arrivando? Un provatore, siete stati capaci di complicare, pure me, un gioco così semplice, lineare, limpido, no signore, stiamo complicando. 5-4-1, 4-3-3, 4-4-2, lo schema Roma, lo schema Natale, sì signore, Natale, però ci prende la dita, Natale. E dietro mi l'albero la data si faceva l'immacolata e se lo va per fare. Al massimo, come allora non ci azzeccava proprio niente. Al massimo potevamo utilizzare il porto mezza via quando giocavamo a pallone. Che sta sempre con l'albero la data? L'esterno alto. Il laterale basso. Il terminale offensivo. Terminale offensivo. Ma che è questo terminale offensivo? Un povero malato che sta morendo in fin di vita e piglia male parola o tutto. Terminale offensivo. Ah, è così bello prima. Terzino, la stoppera c'è davanti. Il 3 si marca il 7, il 2 si piglia l'11, il 5 ha azzeccato un gol o no. Palla al centro e via. Oh signore, ma va bene così. Il laterale basso deve fare la diagonale lunga, la centrale deve fare l'elastico, il centrale deve attaccare lo spazio, si capisce niente più, ma come state dicendo? E poi, certi magliette allucinanti, con certi numeri esagerati, ma che, niente di meno, o portiere ha sempre avuto un numero uno, ma non è buono per il tuo, 74. Ma che è un numero civico? Ma il tuo portiere lo guarda poi. Ma quello è il calcio moderno, è il futuro. Calcio moderno, ma che state dicendo? Calcio moderno, voi siete voi che avete complicato tutto cosa. Tutto qua. Perché avete complicato e allora non vi lamentate però. E allora non vi lamentate più. Non vi lamentate se a voi rimane a maniglia, mi sa tutto sti complicazioni, a voi vi nasce un figlio con una voglia tanta e non bevate cozzi che lui. E mo' abbiate pazienza, si è seccato Cannarone, ma capigliano grande gelato, gamberetti e calamari. È Faustino, mio marito? Faustino si è aiutato a piano uscire, fece la tuballa, gamberetti e calamari. Quando c'è sta bisogno di riso, come si fa? Forse è meglio così, te l'ho detto. È meglio che parli prima col professore.
Ciao Margherita, ci vediamo domani mattina. Tommaso, Paolo ci sta aspettando in macchina all'uscita secondaria. Va bene. Ciao Margherita. Ciao Tommaso. Sai, sono anni che non prendo più una decisione importante. C'è sempre Paolo o qualcun altro che decide ciò che è giusto per me. Quello che io devo fare per la mia carriera, addirittura per la mia vita. Ecco, vedi, non so neanche più come si fa. Perlomeno, questa volta sono contenta che a decidere sarai tu. Okay. E dove stai? No, no, stavo venendo proprio da voi, professor. Ma che succede? Non ti senti bene? No, 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 sto bene. Sto bene, sto bene. Professore, ho parlato con Irena. E beh. No, ha detto che lei comunque tanti anni di matrimonio, figli proprio non erano mai venuti. Dove sta la novità? No, dico che non... Cioè, pure prima, quando erano fidanzati, cioè mai, mai, loro mai precauzioni, mai niente. E quindi? No, pure dagli esami che si è fatto Tommaso, 9 mesi fa, è uscito che gli spermatozoi sono molto lenti, proprio molto... Sì, lo so benissimo, quegli esami li ho fatti io, ma la cosa è niente, una sciocchezza. Professor, sentite, mi sono ricordata pure un'altra cosa, però. Io mi sono ricordato che 9 mesi fa, prima di pigliare tutta questa decisione, io stavo avendo qualche giorno in ritardo, professor. E quindi? E che cosa stai cercando di dire? Vediamo se ho capito bene quello che tu stai pensando. Tu vuoi sapere se per caso il figlio che porti nella pancia è tuo e di Faustino. È così? Tu stai pensando che io ho architettato tutta questa macchinazione? Eh già, i soldi erano tanti. E poi dal momento che sapevo che tu eri incinta, visto che ti avevo fatto le solite analisi di controllo, e conoscendo anche il problema dei Sogliani, avrei potuto risolvere tutto con questa bella furbata. È andata così? Ma tu la devo sapere? Ma certo che lo voglio sapere, professor. E perché? E seppure fosse vero? No, no, dico per assurdo, seppure fosse vera questa diabolica ricostruzione che abbiamo fatto. E tu che faresti? Rinunceresti a ben 200.000 euro. Anzi, a tutti gli altri soldi ancora e le fame e la celebrità che ti spettano. Paolo mi ha detto quali sarebbero i suoi nuovi progetti. E io ho dato il mio benestare. Ho parlato anche con i miei avvocati e mi hanno dato abbondanti rassicurazioni che io non corro rischi. Anzi, passata la bufera iniziale, io avrei solo da che guadagnare. E quindi, Margherita, ma tu veramente vuoi sapere proprio come sono andate le cose? Miss Italia! Chi? Esmera, a mamma Fausti, il mio suocero. Oh, zitto, balena, che la vera voluta, professore! Ma non capisco! Mamma Fausti, vado a parlare con cui per mi fare ritornare a missione umanitaria in Africa, non c'è un mito che devo mandare. Nascondere, non so, ma chiaro, non so, facendo la cacca sotto che te ne è malato. Non so, mettete a distanza di sicurezza quando parlo, che lo voto proprio su, no, proprio stato fatto. Sì, sì, a distanza. A distanza, non raccomando, nascondi, nascondi. Scusate. Buongiorno. Sto cercando il professor Gustavo Maria Bastone. Ma da scusa, tengo la protesi lunga e non la so portare ancora bene. Ma tu non sapevi chi era tapatenta pure, Mi stavo dicendo, sto cercando il professor Gustavo Maria Bastone. Sono io. Buongiorno. Io mi chiamo Esmeralda Carusiello. Vedo, va! Ma il golfo Sì, signora, in cosa posso aiutarla? Mi dica. E sono la suocera della vostra assistente Margherita. Ah, ma Manolfo, Margherita Manolfo. Ha sposato mio figlio.
Carlo Faustino, unico figlio mio. Oh, no, è un simpatico giovane, un faticatore. Oh, faticatore? No, 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 un faticatore. Ifo, sì, sì. Assolutoria. Una bella coppia. Ha saputo un babucchia. L'ha pigliato male, è vero, è rinciogire te, detto mi, ha pigliato e fa le scusate, avete capito? Se a distanza colpite, No, no, niente, e dico, signore, cosa posso aiutarla, mi dica. E sono venuta per parlarvi di mia moglie, e quello Faustino mi ha detto che voi l'avete sbattuta, e avete fatto benissimo, E non so in quale paese sperduta dell'Africa. Sì, l'ho aggregata ad una missione. A che ora posso? Ma che cosa? Ah, processione! No, signora, una missione! Ah, sì! Avete fatto bene! Faustino me l'ha detto! L'avete fatto per farla guadagnare una cosa della soldi in più! Molto di più! Con queste missioni si guadagnano un sacco di soldi! E fa tutto fermitato! Che le sono accanto tutto boots, scarpe, cappotto! Ma ti deve dire! È una grande signora! Sta sempre tutta andolettata! Etta! Mia figlia no, o fa in giro con Manu Pazzendo, non stracciata, nata, capito? Professor, sentite una cosa, ma tu fatta la tua sbattuta a mia nuora, è pericoloso, sì, bomba, granato, cannonato. No, ma quando mai sicura? No, assolutamente. A chi? Ma che cosa? A che giotto ne ha niente? No, dico, assolutamente, nessunissimo rischio. Una cosa fa poco fa troppo bella. Ma che cosa? Oh, fischio! Oh, figlio, qua fischio! Nessunissimo rischio! Fischio! Nessunissimo rischio! Ah, volesse mai uscire! No, mai venuto in mente di esporre Margherita a qualche pericolo. No, guarda, ma l'ho mandato in una specie di campo profugo. Sta lì per inventariare, catalogare, tutto quello che arriva dalle tante organizzazioni internazionali. Sì. Che ne so, i medicinali, ma non solo. Pure i vestiti, scarpe. E che mi detto tutto cosa? Che cosa non è roba all'ultima moda? Margherita, non ci ho metto. Ma magari i prof che hanno andati sfilati, via! Quando è successo? Che cosa? Concesto si è affilato. No, sì, ma qua c'è! Le sfilate, non mi cadevo! Ma che non dico con te Margherita? Quella è una specie di istinto che tieni, istinto. Avete capito, professore? Sì, è l'istinto. Figurati. Ho avvicinato, ma professore, fermi. Figurate, qualche mese fa, ma ricordo, ma hai stato un canotto nuovo di zecca. Era un ricordo della buona anima di mia sorella. Non vi dico, Faustin, come c'è rimasto. Ma non te ziate. Dato, t'ha avuto pure voi, sto fatto. Faustin ebbe la notizia del canotto di zia del Sevca. Ci ha messo una 75 gocce male, un po' fa calma. Ma dica, ma non dico così, ma così. Sentita. Sentite? Ma non stacca. No, non va bene, non va bene. Voi, e che non è un problema, Margherita. Che non ci ammette, creatore, un volo stato, vado capito. Non ci ammette. Voi avete sbagliato tutto cosa, professore. Voi l'avevate a sbattere proprio niente bombe, granate, cannonate. Che non l'avevo troppo bene. Che non la si che va bene, Margherita. Signor, se gentilmente mi vuole dire il motivo della sua venuta, mi lega non sa che cosa fa. È in sostanza. Aspettiamoci un momento. Professore, io sono venuta a chiedervi un grande favore. Ma posso, sto favore, professore? Io sono una mamma. E una mamma con un figlio facesse tutto cosa. E perché a Faustino mio figlio è sempre tutto depresso, deperito, sta deperito assai, professore. E ho detto fammi vedere se proprio questo bastone mi fa tornare a Margherita un poco prima da questa missione, eh. Così Faustino si arripiglia un pochino. Professore, ma a me mi costa assai questa cosa che vi sto chiedendo. Perché io sto troppo bene. A me non me ne batto proprio. Io tengo sempre a che la detto quella, fai questo, fai quello, e andiamo di qua, e andiamo di là. E allora, professore, mi sono una notte. Pure. Io mi sono che quello bello e buono, ha rapa una porta. Professor Bastone! Mi cercano con l'urgenza in zona parto! C'è un assunto, la sostituta di Margherita! Signor, scusate, si volevo la porta, ma tengo tutto fritto in dall'osso stamattina! Che la vita! Che la vita è una brutta bestia, signore! La morte di tutti i malati, voi mi potete calmi, professore, andate, non ben incaricati, andate! Mamma assunta! Guardate, barona mamma mia! Perché chi le dà troppi cose in capo? È tutto cervello, è bello! Tutto cervello, è bello!
una vaga, eh? Non vi preoccupate. Signore, allora, già vado a visitare, tutto a posto. Sai, amica mia, dovevo far visitare. Ah, no? No, no, no. E perché non mi facete una bella visita? Perché? Ah, oh, ma la sapete, ma che esperienza avete? Non mi fa voi una visita, ma facete fa. Allora, che ne dite? Mi mettete, sì? Sì, non lo fa la visita, non fa che giallognolo. Uè, come fosse giallognolo? Non troppo mi persuade. Non troppo mi persuade? No, no, sentite a me, signore, pipì di giorno ne fate, sì? Abbastanza spesso. Bene, quindi la notte non è che possono succedere 100.000 volte per chi in un gabinetto, no? Insomma. Oi, dimmi il bagno, che esperienza. Io ho una curiosità, per caso qualche piccola problemuccia con i denti? Veramente porto la dentiera. Oi! E quando mi sbagli? L'ho cambiata da poco perché quella di prima mi faceva male. I sintomi sono chiari, purtroppo. Io l'esperienza la tengo. L'ultima domanda, giusto per problemi di perdita di capelli? No, però facetemi una notchiata vicino sempre se posso. No, ma questa criniera qua, che perdite pulite tenete? Io non me ne vedi. Charlie's Angels, proprio. Ah, perché va? No, no, signor, fatti che un po' di capire buone, ma ti rincuorate, ma ti rincuorate. Signor, che è una parrucca. È una parrucca, anche ti dico pure un po' di capire. Abbastanza. Fatti dare un'occhiata giusto per spicci, signore, sì. Paganelle me. Va bene. No, signore, non fate così. Non fate così. I sintomi tante volte ingannano. I panni che sono miei, ma ci imbuffano di un sangue secchio, otto volte. No. E come no, signore? Se, che sai? No, sangue no. No, signore, aspetta, andiamo a vedere un po' di imbavito, andiamo a gomenda a tutt'altro, venuto a casa. Sentite, ma se non state a casa, la visita, che siete venuti a fare? Mi sono caso, c'era quella che stava per me, voi. No. Questi da cuocere i margariti. Donna Smeralda. E come l'ho conosciuta? Oh, mamma mia, che lei, Margherita, mi ha fatto una capatanda a me, di quando mi spiegava le mansioni. Donna Smeralda sopra e Donna Smeralda sotto. È una vera e propria venerazione per voi, una donazione, veramente. Ma voi capite chi è Margherita? E da me, signor, per far capire, per vostra onore, la regina Elisabetta, una ciuccia bestia, una proprio ignorantone, per far capire a tutti. Rita Levi di Montepulciano, una volta tanto per voi, per far capire. Signor mamma mia, una vera e propria donazione. Proprio perché se che le margherite non volevo partire, non volevo partire, perché c'è stato quello che... Come la lascio a mia suocera in quelle condizioni? Che gliela voglio pure se capessi che qualcosa mi manda. Ma alla fine se si decise a partire fui proprio per voi. Oh, sì, perché che lo pensai? Mi faccio una cosa sorda. Che saranno 5-6 anni di atroci sofferenze. Tutte cose da vedere la suocera mi tutte scure cagliarà. Ciacci, che le pure margherite se ne era addunate, che le cose non andavano. No, signore, e mo baci da così, ma può essere che pure margherite si sbaglio, no, signore, non fate così, non... Andiamo. Ah, ma non porta a me morire. Ah, no? Non vi ho spaventato abbastanza? E cavere, ho scambato pure assai. Allora perché gli annite? Perché a Margherita non ce l'ha mai fatta passare buona. Mi fanno una meraviglia proprio. E sapete perché? No, ma boh, perché il bode è un po' di spuffero, spuffumatelle, Tutte giù per me roccio fanno così, signor. E allora perché? Ah, perché oggi capite, hanno poco fissato con la televisione, con Stippa, oggi capite, gli attori e cose. A me mi piacevano l'attore Hollywood. Allora, scusate, perché? Ah, oggi capite, forse perché cagne e scarpe, cagne e scarpe, cagne una maglietta a bordo.
fatta così sopra. Io mi cagno una parrucca al giorno. Scusate, ma allora perché ce l'avete buttata Margherita pure? Perché ne ha voluto fare un figlio. Ma non ci stavo nei soldi, ma non ci stavo tempo. O tempo è passata e i figli non sono venuti. Ecco, perché. Volevano un nipotino pure. E nipote so bello, signore, sì, insomma, no. Ah, hanno un figlio. Un figlio che ti cresce in da panza. È nata cosa, è nata cosa. Ma una vita io, no, no, ma una vita io, perché se ho professore mi trovo anche a faccia a tirare con voi, che sei nervosita, hai capito? Ah, no. Andate. Io mi mangio a far visita. Ma che? Ma la visita, perché la visita? Sono già l'ogno, non qui. Già l'ogno? No, no, quella è la luce prima, facete una briacca. Guardate che faccio, guardate che parla bianca nero, va. Ma guarda, ma non mi state troppo a bello, sì, andate. Se hanno tu lì, non mi pigliate tranquillamente. Ma passo in bianco, andate, signor, che pazienza, Buongiorno. Ciao Fossi. Ma che rimasi tu? Ma come ti hai combinato? Ti hai fatto uno scherzo a carnevale? Non sono stata capace di trovare i coriandoli, Fossi. E si vede che le hai dettate insieme a canotto, ti vedi. Fossi, secondo te, no, tu veramente sei insufficiente mentale. Secondo te, io a così combinato facevo un ballo in maschera, uno scherzo di carnevale. Che come sacci? L'hai visto a così combinato, ci pensate che ho organizzato una festa a sorpresa da critica. Ma nato iniziative, ho già pilato. Fossi, è venuto mamma del canto a peccato. Che è venuto? Mamma del canto a peccato a parlare col professor Bassone, come fate una mangia avuta a camuffa, a parrucco, che gli dà a cattato tutto. Meno male che ti è venuto questa idea, meno male. E che ha fatto? È riuscito un travestimento, ti ha riconosciuto? Ma spiegami, non mi hai riconosciuto tu! Come se mi riconosceva mamma che hai chiuso l'anno di te! Scusa, scusa! Non volevo riuscire a così, scusa! Vabbè. Uffa! Si è raccattato là, tu ce l'ha! Grazie! Veramente, quello al limone non ci stava, non l'ho trovato. Però ho trovato quello che ti piaceva a te, quindi non l'hai... Mi hai visto, l'hai fatto. Però per sicurezza, sai che ci fatto? Ho preso pure quello generico ai frutti di bosco. Bravo. Perché, sai così, nel dubbio, tu, siccome tu avevi detto che dentro i frutti di bosco ci stavano le fragole, le more, i... Mirtilli, no, non già fa, già fa proprio. Tu l'avevi nominato, hai capito? Ma ci facevo paura le bocche. Hai fatto bene. E che è questo qua? Ah no, questo è un risotto alla pescatore, è surgelato, è buono, è da fiducia. Ma perché? Che è surgelato? Che no, anche questo l'ho preso nel dubbio, perché pure questo tu l'avevi nominato prima, no? Allora ho pensato che... Allora, io veramente volevo accattare solo chi le ha le cozze, però non si trova, vai, ma che non si trova. Allora ho pensato che come nei frutti di bosco ci stanno le mirtilli, questi qua, ho pensato che dentro di sotto le sono comunque ci stanno anche le cozze, hai capito? Papà, grazie del pensiero. E come lo mangio? E come lo mangi? Se ti viene qualche voglia, improvvisamente ti viene una voglia, tu fai una cosa, non scongiola proprio. Tu lo lecco come un ghiacciolo. Faccio calippo a bongo, lo fai. Ma vedi sulle bombe, stanno in pozzo, i caratuni. Siccome tu mi hai fatto sempre cazziata che io che i frutti di bosco non ne capisco, io che i frutti di marzo più preparato. Vabbè, grazie del pensiero. Dove sei combinato? Dove non ci cava nulla. Ma sai che stai buono questa parrucca là, perché? O sai a chi assomigli, Margherita? A chi? Assomigli a quella...
come si chiama? Che la sera dove, che, ma non mi ricordo come si chiama, che la era di Vatica mamma. Zia Carmela. Brava, zia Carmela, zia Carmela. Oh, guarda, assomigli più a lei che a tua mamma, mi dico. Guarda, si sono proprio figlia essa. Senti, Fausti. Mi siete un poco 5 minuti vicino a me, dobbiamo parlare un attimo. Che è successo? Niente, posso non ti allarmare, niente, sì. Hai capito, Margherita? Che cosa? È entrata una canotto. Ma tu mi chiami una canotto? Non è Fausti? Tu l'ultima volta quando è entrata sua canotta, tu appunto si è cominciato. Siete tu il nome. Ma se c'è un Fausti, guarda, lo giro, anzi, tu mangi un uomo, sono nata a volta, parola canotti, ti cerco divorzio. Te lo sto dicendo. Ah, ecco di silenzio. Ma perché? Perché ce l'hai sempre con me? Perché? E perché? E perché? Che si non mi piglio con te, Fausti, vado già via solo con me stessa. E io non tengo coraggio. Caccio combinato! Perché non mi hai saputo fermare, Fausti? Ma come non ti hai saputo fermare? Ci hai provato tante che li volte. Ma quando mai tu mi stato a sedere a me? Quando mai? Colpa mia! Ma qua colpa tua? Non è colpa tua, Margherita. Non è colpa tua. La colpa è solo la mia colpa, perché io non saccio parlare, non saccio esprimere. Lo faccio capire, che è la verità. Questa situazione qua, non ancora c'è come funziona. E vabbè, tu me l'hai spiegato 100 volte. E io pure potevo fare contento, potevo dare la soddisfazione, ma boh. Ha già sempre detto che aveva capito. Non ancora c'era venendo, ma anche io da città, per me stessa situazione, io non ci voglio tra sé. Non sono all'altezza. E non sono neanche all'altezza di giudicare. Non sono nemmeno all'altezza e non sono la persona giusta per giudicare queste situazioni, se questi cambiamenti, se questi progressi, questa invenzione moderna sono cose giuste, se sono cose sbagliate, non lo so, non posso sapere. Però una cosa sbagliata l'ha già capito, Margherita. Una sola l'ha già capito. È sbagliato farlo per i soldi, Margherita. Abbiamo creduto che per fare un figlio ci volevano i soldi e invece per fare i soldi abbiamo fatto un figlio. Ci siamo incartati, Margherita. Ci siamo incartati. Io non faccio manco più. Sì, l'hanno fatto per sordo, Fausto. È arrivato un momento che io non ho capito niente più e ho pensato che si pure faceva. Sta cosa così era eccezionale come il figlio di Irene a 6-9, capito? Io poteva diventare pure importante, famoso, capito? Poteva affrontare in coppia giornale, in televisione. E sono pazzo, Fausti! E sei affrontato in solitario manicomio, capito? No! Solitario manicomio! E sta calma, non ti agitare così! Stai calmo, lascia stare, non si voglia mai dire. Calmati, ormai è fatto, non mi fa niente, si può tornare a carete, Margherita. Stai tranquillo. Oh, siamo arrivati alla fine, ma quando è di mano? Nasce via tu. E noi guarda, non lo guardiamo manco in faccia, non lo voglio manco per te. Pigliamo, come nasce, ce l'hanno in braccia a Irene e a Tommaso. Io lo so, sono momenti particolari, stai nervosa. Fosti, e se questo fosse figlio tuo? Ma stai dicendo, figlia mia, voi mi avete sempre assicurato. Se questo fosse figlio nostro. Margherita, ma tu. Fammi capire, non sto capendo niente. Fosti, Irene mi ha spiegato che lei in tanti anni di matrimonio figli non ne sono mai venuti. Che loro non hanno mai usato precauzioni.
è che Tommaso dagli esami che si è fatto è risultato pure che c'hai gli spermatozoi lenti. Hai capito? E allora, Margherita? E fossi... E mi sono ricordato che 9 mesi fa, prima mi piace la situazione a casa, e stava avendo cocchione in ritardo, capito? Margherita, ma tu che stai dicendo? Che non so questo... questo bimbo di chi è. Ah, non... E che sei il problema, Margherita? Mamma mia, e poi esci il professore, glielo chiediamo e scopriamo che... qual è il problema? Può aver organizzato tutto lui. Come? Potrebbe non volerci mai dire la verità, forse. Ma che stai dicendo, Margherita? Io a capo questo faccio la faccia parte. Io un catastro, la capo in attacco che te in un laboratorio alla tigre e tanto faccio sci quando mi hai detto tutto questo. Margherita, non preoccupare. Mo' mi fa fame, mi devo dare anzi tu. Mo' ci parli con professore. E sta solo da qui. O ci parli, lo faccio parlare io, professore, lo metto sotto e lo faccio parlare. E così appuriamo, una volta e per sempre. E se scopriamo che chi si è figlia, che chi si è figlia a Irene e Tommaso, finalmente ce lo vanno un bello peso a coppa sotto. Ma che stai dicendo, Fossi? Ma come fai a parlare così? Fossi, guarda che chi su stomaco? E umilia. Chi stupendo se Fossi? O portiglia, a vivere sta panza, Fausti, la panza mia. Sama spiana, Fausti, ascoltami un attimo. Te ne mangi lui, ha subito, Fausti. Irene mi ha detto che non l'ha mai sentito suo, che non lo desidera, pure mio marito, pure questo gli la stessa cosa, Fausti, non lo vuole. Non te ne mangi lui, Fausti, non ci chiediamo niente al professore. Non glielo chiediamo proprio così, capito? Forse rimaniamo un po' dubbio. No, quale po' dubbio, capito? A speranza, che veramente figlia a lui. Ma che tu non sei come papà? Tu sei pazza, tu sei lasciato pazza, stupida tutto, sta facendo scema a te. Hai capito o no? Ma che tiri che stanno facendo? Ma Filomena Marturana, che a te? Hai ragione. Ma no, hai ragione. Come dice Filomena, mo ci vuole. Lasciamo stare. Il sacrificio che io non me va manco permettere di chiedere, hai capito? Hai ragione. Questo paese è soltanto mio. La panza è sulla mia. Eppure chi sto figlio fa sì. È figlio sulla me. Ah, ragazzi, voi siete qua? Ti sto contattando da mezz'ora. Pensavo che già avevo sgravato pure. Comunque, qui c'è il contratto, buone notizie. Potere della tecnologia, un semplice taglio e incolla. E invece di Irene Seminova, ecco Margherita Mainolfo. Una piccola sottigliezza. Il contratto è scritto in dollari, perché la società è americana, ma già ho fatto capire che deve essere convertito in euro. Margherita, scusa, ma secondo te Irene e Tommaso o
battesimo. Ci ho regalato un canotto. Marianna Morra! Alessandro Mele! Fabio Spisto!
Enzo Manferino, Rosa Seguino, Mariella Lanzetta. Il nostro regista, Enzo Manferino. Dietro le quinte, le ragazze dietro le quinte, venite. Dove state? Eccole qua, Antonella Essere, Paola Rinaldi, Stefania Sallocco. Un ringraziamento a tutta l'organizzazione, da Antonio Furiano, a tutti i suoi collaboratori dietro le quinte e alla regia sopra. Ma un applauso va soprattutto a voi, che siete stati qui veramente molto caldi e calorosi, vi abbiamo sentiti. E poi vi volevo ricordare, non vi alzate da qua, perché noi il 27 e il 28 aprile siamo di nuovo qui con un'altra commedia. Aspettateci qui, non vi muovete. Grazie a tutti.